Sono Carlo Buffa di Perrero, presidente della Promotur Viaggi e anche il delegato degli ordini Santi Maurizio e Lazzaro per il Piemonte. E ho accettato con piacere questo incarico che mi dà la sezione del FAI del Piemonte per fare un giro in salotto, mentre seduti in poltrona possiamo portare almeno a galla con la memoria questi bellissimi tesori che abbiamo e che sono il legame delle nostre radici. Sono i tesori dell'Ordine di Santi Maurizio e Lazzaro, un ordine prestigioso tra i più antichi d'Europa, proprietario di beni assolutamente incredibili, dal castello e dal palazzino di caccia di Stupinigi, abbiamo di tutto nella Valle di Susa, Sant'Antonio di Ramberso, abbiamo vicino a Saluzzo, l'Abbazia di Stoffarda e tante altre cose belle da vedere. Ma come è nato questo ordine? Chi è stato a inventare una cosa così moderna? È stato il duca Amedeo VIII, che viveva a Ripaglia, nel castello di Ripaglia, sul lago Lemano, a pochi chilometri dall'odierna Thonon-les-Bains, sulla sponda quindi francese del lago. E questo duca portò alla sua corte cinque illustri personaggi dell'epoca, nominandoli cavalieri dell'Ordine di San Maurizio. San Maurizio, voi lo sapete bene, è il protettore non solo degli alpini, è il protettore anche delle nostre vallate, ma più che altro era allora il comandante della regione Tebea o Tebana. Era il comandante di una legione di 6.600 uomini, quasi tutti provenienti da Tebe, dall'Egitto, che Massimiano aveva portato nelle Alpi in maniera che controllassero il territorio senza avere degli inciuci con i locali. E purtroppo, ma loro non lo sapevano, i capi non lo sapevano, il Maurizio era cristiano e durante una grande cerimonia, rifiutandosi di uccidere dei cristiani che erano gli abitanti della vallata, venne condannato a morte. Ci fu una decimazione, uno ogni 10. In pochi giorni, altro che le poste attuali, l'ordine da Agon, che è questa strettoia vicino all'odierna Saint-Maurice, arrivò a Torino. L'ordine in 3 giorni arrivò a Torino e furono decapitati anche i comandanti della Legione Tebea che stavano nell'accampamento romano, che dove adesso più o meno c'è la caserma dei carabinieri di Via Cernaia. E sono i nostri 3 martiri. Ma qui dedicata a quella bellissima chiesa di Via Garibaldi, che sono Ottaviano, Assolutore e Avventore. E così, grazie al sacrificio di questo Maurizio, che poi viene nominato santo, martire, e negli anni successivi, già nel 300, nel 400, nasce una chiesa molto importante, c'è un tesoro che lo vedete, è recuperato, è intatto, contiene anche le ossa di San Maurizio ed è nella famosa abbazia di Saint-Maurice, sempre nel Vallese, e Maurizio diventa un po' l'emblema, lo status symbol, diciamo così, forse ai giorni nostri, dell'uomo che ha avuto il coraggio di difendere la Chiesa. Questo duca si impossessa di questo mito, lo trasforma quasi in leggenda e diventa l'Ordine di San Maurizio. Dopodiché, molti anni dopo, molti, molti anni dopo, il Papa, con una bolla pontificia molto importante, è santo quindi diversi secoli, all'epoca di Emanuele Filiberto, dona l'ordine di San Lazzaro al duca Emanuele Filiberto. L'ordine di San Lazzaro era un ordine gerosolimitano, era uno dei 4 ordini di Gerusalemme ed era composto da cavalieri che militavano per curare gli ammalati. E infatti ancora adesso si parla di lebbrosari, ricordando queste persone che tornavano dalla Terra Santa molto malmesse, e di Lazzareti. Sono i 2 termini che ricordano il sacrificio di questi vecchi cavalieri che
non potendo più combattere, almeno assistevano i loro confratelli malati. I due ordini vengono fondati e fusi insieme e non sapete mai più dov'è la cerimonia così importante. È nella chiesa della Scala Santa, che è l'antichiesa prima di entrare a San Lorenzo. Quando voi siete in Piazza Castello, entrate in una enorme stanza che è una chiesa in realtà, ma che nessuno la guarda perché viene subito l'occhio attratto dalla scalinata che porta nella bellissima cappella costruita dal Guarini. Ecco, nella chiesa precedente, questa della Scala Santa, viene fatta la grande cerimonia per riunire ufficialmente, leggendo la bolla pontificia, l'ordine di San Maurizio con l'ordine di San Lazzaro. E da questo momento i due ordini sono gli ordini dinastici di Casa Savoia.